Because our entire life as Christians is determined by what Christ did on the cross for us. Perché tutta la nostra vita di credenti nati di nuovo è determinata e definita da quello che Cristo ha fatto sulla croce. Not only does it determine our position before God. Quindi non solo definisce la nostra posizione davanti a Dio, but it determines the way we live. Ma anche determina, definisce il modo in cui viviamo. We have been bought with a price. Perché noi siamo stati acquistati con un prezzo. And everything we do is to be a response to what Christ did for us. E tutto ciò che facciamo è in reazione, risposta a quello che Cristo ha fatto per noi. Why should I tell the truth? Perché devo dire la verità? Because Christ died for me. Perché Cristo è morto per me. Why should I love my wife and children? Perché devo amare moglie e figli? Because Christ died for me. Perché Cristo è morto per me. Why should I minister to the needs of other people? Perché dovrei servire gli altri, i bisogni degli altri? Because Christ died for me. Perché Cristo è morto per me. Why should I open up my Bible in the morning and have a devotional time? Ma perché devo aprire la Bibbia la mattina e trascorrere del tempo con il Signore? Because I want to know the one who died for me. Perché voglio conoscere colui che è morto per me. Also, I'd like to say something to the young preachers here. Voglio anche adesso rivolgermi ai giovani predicatori qua oggi, stamattina. We hear a lot of talk today about expository preaching. E noi in questo periodo sentiamo molto parlare di predicazione espositiva. And it is absolutely necessary. Ed è assolutamente necessario, ovviamente. But I see some expository preaching that's very, very correct. Però io vedo anche della predicazione, o sento della predicazione espositiva che è molto giusta, corretta, but it's not very powerful. Ma non è potente, non è particolarmente potente. And it's because they take the text, perché il predicatore in quel caso prende il testo and they begin to teach it. E inizia a insegnare il testo. But it's not Christ-centered. Ma non è incentrata su Cristo. You see, if you go into the Old Testament, perché se tu vai nell'Antico Testamento, even the book of Proverbs, anche nel libro dei Proverbi, and you begin to teach an exposition from Proverbs, e inizi a insegnare, esporre, spiegare da Proverbi, if you leave out Christ, se tu metti da parte Cristo, all you're doing is teaching morality. Tutto ciò che stai facendo è di insegnare la moralità. Every passage of the Bible. Ogni brano della Bibbia has something to do with Christ. Ha a che fare con Cristo. Points to Christ. Indica Cristo. I teach my children the book of Proverbs. Io insegno ai miei figli dal libro dei Proverbi. Now, four times a week. Quattro volte alla settimana. Line by line exposition. Quindi versetto per versetto, anzi frase per frase, proprio esponendo ogni frase, but the purpose, spiegandola. The purpose is not just to teach them wisdom. Ma lo scopo non è di insegnare loro semplicemente la saggezza, but to teach them Christ within the book of Proverbs. Ma di insegnare Cristo nel libro dei Proverbi. And so, in your preaching, quindi nella tua predicazione, it must not only be exposition, non devi solo esporre, spiegare, it must be Christological, Christ-centered, ma deve essere cristologico, incentrato su Cristo and saturated with prayer. E saturo di preghiera. Because preaching is just preaching. Quindi con tantissima preghiera, perché la predicazione è la predicazione. Without the power of the Holy Spirit. È semplicemente predicazione senza la potenza dello Spirito Santo.